questa sera è una serata importante qui a Milano, perché l'Olimpia incontra Bologna e siamo lì, insomma, per capire se Milano ce la fa a vincere sto scudetto, seppure bisogna praticamente attendere la giornata di lunedì a Bologna, eventualmente, vedo che dall'altra parte Gabriele Vileti fa degli scongiuri, però insomma torniamo seri, perché il mental coach Roberto Castaldo, l'uomo di tuttobasket.net, uno dei maggiori esperti di performance management in Italia, è qui con noi. Buongiorno Roberto! Buongiorno, buongiorno Ugo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma cosa avranno in testa quelli di Milano in queste ore prima della sfida con Bologna? Beh, sai Ugo, questa è una partita che richiama la storia della pallacanestro in Italia. La finale Milano-Bologna nel corso degli anni con Messina, che è stato allenatore anche della Virtus, allenatore che per ultimo ha vinto ha fatto il grande slam negli anni della grande Virtus, si trova oggi a concorrere contro una delle società che negli ultimi anni ha dimostrato di avere una maggiore programmazione e una maggiore capacità. Due allenatori diversi, due stili di leadership differenti, Messina molto orientato a una leadership direttiva, grande cura del dettaglio, grande orientamento del risultato, non a caso uno degli allenatori più vincenti della storia, l'unico italiano, ricordiamolo, che ha vinto il titolo NBA. Dall'altra parte Scariolo con una leadership molto più umanistica, molto più orientata alle persone, infatti anche il gioco si vede la differenza, più estro, più fantasia da parte di Bologna, molta più strategia, molta più tattica da parte di Milano. Milano ha perso il match point lì a Bologna, con Bologna che ha fatto una partita straordinaria. Gli uomini di Milano hanno una forte leadership in campo grazie a Melli, grazie a Shield, grazie a Fernandez, ma hanno l'opportunità oggi di chiudere la serie e di riportare lo scudetto a Milano. Anche perché insomma c'hanno un po' il dentino avvelenato a Milano rispetto insomma a Bologna, è un conto aperto sportivamente parlando. Ci sono anche poi delle polemiche che ci sono state nel dopogara della partita tra Bologna e Milano, in cui il presidente di Bologna ha fatto un po' delle illazioni, risposte subito in maniera ufficiale. Sai, io penso una cosa, nel momento in cui si gioca, lo sport dovrebbe essere un veicolo di cultura, di rispetto, e tutto quello che c'è a contorno secondo me distrae i giocatori. È vero che stiamo parlando di professionisti, ma lasciamo sul campo la possibilità a questi uomini straordinari di poterci divertire, di divertirsi e di farci vedere il grande basket. Nella panchina di Milano troviamo un tal Pozzecco, che ora ormai ha una maglia molto azzurra, insomma il nuovo CT della nazionale, l'abbiamo raccontato. Come vedi anche questa situazione? Sempre con un grandissimo saluto a Meo Sacchetti, a come è finita la situazione, che ne abbiamo già parlato, però insomma. Anche qui abbiamo due stili di leadership diversa. Sai, nel mondo della pallacanestro, la pallacanestro è uno dei pochi sport in cui la relazione può fare una grande differenza, a prescindere dall'aspetto tecnico e aspetto tattico. Pozzecco è un allenatore giovane, è un allenatore che da grande giocatore ha una capacità di lettura della partita veramente invidiabile. Tutto si giocherà sulla capacità che ha Pozzecco di crearsi uno staff tecnico che possa scoutizzare i tanti giovani che abbiamo nei nostri campionati e portare magari qualche stella in prima squadra, provando a fare un risultato che alla nostra nazionale è mancato un po'. E tra l'altro abbiamo subito un amichevole tra qualche settimana, e vedremo insomma già evidentemente la mano di Pozzecco. Roberto, quando devi andare dimmi, vado, perché so che tu hai proprio un appuntamento in diretta. Oggi abbiamo tutti i nostri ospiti praticamente collegati da convegni e da appuntamenti importanti, però una domanda te la voglio ancora fare rispetto proprio all'importanza. Tu sei uno dei più grandi, se non il più grande mental coach che ha sviluppato proprio questa tematica legata al basket. Quanto è importante l'elemento testa, quando arrivi tra l'altro a una fine serie di campionato, rispetto comunque all'essere bravo, ad avere il gesto tecnico, a sapere come trattare il pallone, il palleggio e quant'altro? Allora Ugo, guarda, nel nostro modello noi abbiamo quattro aree sulle quali bisogna lavorare: aspetto tecnico, come si fa un gesto; aspetto tattico, quando si fa la strategia, quando si utilizza una difesa anziché un'altra, un tiro anziché un altro; aspetto fisico, che va curato, il nostro corpo è come una macchina perfetta e come tutte le macchine va mantenuto; e in ultimo l'aspetto mentale. Il 25% di queste variabili
Silvia, l'aspetto mentale può impattare sull'80% del risultato delle altre. In questa fase vincerà chi ha una maggiore capacità di stare sul processo, di avere gli obiettivi chiari, di essersi allenato in maniera costante e continuativa durante l'anno e, come spesso avviene, una maggiore capacità relazionale tra allenatore e team, perché l'allenatore ha una capacità di dissociazione, di osservare le cose in maniera diversa, prevenire alcuni aspetti, e i giocatori la loro capacità di interpretare il gioco e di metterci quel guizzo in più. Guarda, hai fatto un quadro fantastico. No, mi piaceva il fatto che il 25% della porzione mentale poi va in qualche modo a toccare l'80%, e quindi è veramente l'applicazione della legge di Pareto. Sai che nel nostro modello noi applichiamo modelli matematici nella gestione delle prestazioni, perché la matematica, se ci pensi, in tutte le lingue del mondo, mentre le parole cambiano significato, i numeri sono sempre gli stessi, per cui i numeri ci consentono di avere una linea guida che focalizza i giocatori sull'attenzione. Tra l'altro Messina, da questo punto di vista, è un grande allenatore che fa una match analysis molto evoluta, uso delle statistiche avanzate, quindi questo dà supporto ai giocatori, così come nel modello NBA. Vabbè, ti lascio andare, Roberto Castaldo, grazie per essere stato questa mattina con noi, a presto ancora per parlare di basket.